I nuovi contatori elettronici del gas rappresentano senz'altro un'innovazione, poiché permettono alla società incaricata della distribuzione di rilevare a distanza e con più precisione i consumi, evitando così i problemi causati dalle autoletture errate del contatore. Sebbene sia innegabile che questa tecnologia porti dei vantaggi, gli utenti meno esperti potrebbero riscontrare qualche difficoltà nella gestione del contatore elettronico. Se sei tra questi, niente paura, i nuovi contatori elettronici sono piuttosto semplici da usare e anche se la lettura del gas avviene in maniera automatica, potrai sempre verificare i tuoi consumi direttamente dal display del contatore, proprio come avveniva con il contatore meccanico. Come avrai modo di vedere, i contatori digitali sono composti da pochi tasti e un display retroilluminato normalmente spento. Premendo il tasto di accensione potrai conoscere i consumi effettuati o ottenere il codice PDR utile ad identificare l'utenza. Clicca sul tasto centrale verde di accensione per attivare il display. Sul display apparirà il totale dei consumi in metri cubi, composto da 5 unità e 3 decimali. Dovrai prendere in considerazione solo i numeri prima della virgola, tralasciando i 3 decimali che si trovano subito dopo. Per evidenziare la corretta lettura, una striscia rossa è stata posta proprio sotto a questi ultimi numeri, per sottolineare le cifre da non prendere in considerazione. Dopo 2 minuti di inattività, il display si spegnerà automaticamente. Se il tuo contatore è differente da quello di questa guida, puoi scaricare le relative istruzioni d'uso che metterò in descrizione.